Ciao cari yogi, bentornati sul mio canale oppure benvenuti. Se siete nuovi qui, io mi chiamo Celeste. Quest'oggi vi accompagno attraverso una breve ma completa pratica yoga per aprire tutto il corpo e connetterci al nostro respiro. Iniziamo seduti sui talloni in fondo al tappetino. Se è la posizione è scomoda, usate un cubetto da yoga tra i due talloni. Uniamo le mani davanti al nostro cuore. Cominciamo a connetterci al nostro respiro. Inspirando ed espirando dalle narici. Rilassiamo giù le spalle, ammorbidiamo il nostro viso. Arriviamo al nostro tappetino e alla nostra pratica. Inspiro, solleviamo le braccia su verso l'alto. Espiro, uniamo le mani davanti al nostro cuore. E ancora, inspiro, solleviamo le braccia su al cielo. Espiro, uniamo le mani davanti a noi. Inspiro, solleviamo le braccia su, aprendo il petto e questa volta bambino. Portiamo i palmi in cima al nostro tappeto e lentamente facciamo scendere la fronte giù verso terra. Respiriamo a fondo nella nostra schiena, cercando di inviare il respiro alla lombare, rilassando i glutei giù verso i talloni. Con calma ora iniziamo a risollevarci. Ci sediamo prima sui nostri talloni e poi alla sinistra dei nostri piedi. Separiamo i piedi ora portando il sinistro all'altezza del ginocchio destro. Vogliamo puntare i piedi. Appoggiamo la mano sinistra a terra, stacchiamo i glutei, sollevando il bacino, allunghiamo il braccio destro verso l'alto, facciamo il pugno e muoviamo il polso creando dei piccoli cerchi. Ora fermate la mano e create tre ampi cerchi col braccio sopra di voi come un'elica per aprire la spalla. Risediamoci giù. Allontaniamo il piede sinistro un po' più avanti, così che il ginocchio crei un angolo di 90 gradi e poi ci pieghiamo in avanti. Evitiamo di portare il petto sopra il ginocchio e cerchiamo di mantenerci sopra la tibia o addirittura il piede, appoggiando i gomiti oppure le mani di fronte alla tibia. Attiviamo il ginocchio premendolo giù verso terra e flettendo la caviglia e il piede. Lentamente risolleviamoci. Avviciniamo il piede a noi per sederci sui nostri talloni, come abbiamo fatto all'inizio. Inspiro, solleviamo le braccia su al cielo. Espiro, mani al cuore. Inspiro, braccia al cielo. Espiro, mani davanti a noi. Inspiro un'ultima volta, solleviamo le braccia e veniamo nel bambino, appoggiamo le mani a terra davanti a noi e scendiamo giù. Manteniamo le braccia attive e lunghe avanti, cercando di raddrizzare i gomiti così da aprire le nostre spalle. Srotoliamo la schiena, ritorniamo a sedere su, veniamo questa volta alla destra dei nostri piedi, li separiamo, puntiamoli, appoggiamo la mano a destra giù, solleviamo il bacino, allunghiamo il braccio sinistro al cielo. La mano che resta a terra vogliamo premere giù i polpastrelli e distribuire il peso tra le dita. Muoviamo il polso che è sopra di noi, riscaldandolo. Ora fermiamo la mano e muoviamo l'intero braccio per aprire la spalla. Continuiamo ad attivare i glutei, portare il bacino in avanti. Con calma sediamoci giù. Allontaniamo il piede destro leggermente più avanti, ci pieghiamo giù, attivando la gamba destra. Vogliamo premere il ginocchio e la gamba verso terra. E poi ci pieghiamo in avanti. Respiriamo nel gluteo, nell'anca, nella coscia, laddove sentiamo le sensazioni. Osserviamo se stiamo digrignando i denti oppure se la mandibola è un po' irrigidita. Proviamo a rilassare le spalle e la bocca. Solleviamoci su, risediamoci sui nostri talloni al centro. Inspiro, solleviamo le braccia verso l'alto.
Inspiro, appoggiamo le mani davanti a noi, puntiamo i piedi nel tavolino. Inspiro, mucca, la pancia scende, il mento sale. Espiro, gatto, solleviamo la pancia, stringiamo il mento al nostro petto. E inspiro, inarchiamo la schiena, il mento va su. E espiro, gatto, incurviamoci. Inspiro, un'ultima volta, mucca. E da qui andiamo nel cane a testa in giù. Cominciamo a sollevare il bacino. Pieghiamo un ginocchio alla volta estendendo la gamba opposta. Quindi il ginocchio destro si piega, gamba sinistra estesa e poi il contrario. Fermiamoci poi al centro. Solleviamo entrambi i talloni, facciamoli scendere a destra, così da allungare il bacino e il fianco. Inspiro, torniamo al centro. Abbassiamo i talloni verso sinistra. Stessa cosa, ci allunghiamo il più possibile. Ritorniamo, cane a testa in giù. Inspiro, srotoliamoci avanti nella panca, le spalle vengono ai polsi. Espiro, premiamo indietro il nostro peso, cane a testa in giù. Inspiro, panca, veniamo avanti. Espiro, cane a testa in giù indietro. Ancora inspiro nella panca. Espiro, cane a testa in giù, forti nelle braccia. Veniamo avanti, panca, e questa volta scendiamo giù col bacino nel cane a testa in su, tenendo i piedi puntati. Attiviamo bene i glutei. Espiro, solleviamo il bacino, cane a testa in giù. Veniamo avanti, lo facciamo a testa in su, attivando bene i glutei, portiamo indietro le spalle. Espiro, risolleviamo sul bacino. E inspiro, cane a testa in su, attiviamo le scapole una verso l'altra per aprire il petto. Espiro, attivando gli addominali, portiamo il bacino verso l'alto. Ora, cane a tre gambe, solleviamo la gamba destra su al cielo e lucertola, appoggiamo il piede all'esterno della mano destra. Restiamo sulle nostre mani, teniamo il ginocchio dietro sollevato, abbassiamo giù il bacino, premendo il tallone sinistro indietro. Ritorniamo, cane a testa in giù. Andiamo dall'altro lato, solleviamo gamba sinistra ed espiro lucertola, portiamo il piede all'esterno della nostra mano. Manteniamo le gambe forti, il bacino scende, le spalle sollevate, proviamo a guardare avanti a noi invece di sotto di noi, quindi manteniamo il collo lungo. Riuniamo ora i piedi in fondo al tappetino. Cane a testa in giù. E scendiamo sulle nostre ginocchia, sediamoci sui nostri talloni per il bambino, la fronte viene a terra. Riconnettiamoci alla respirazione. Solleviamo ora le spalle. Benissimo. Appoggiamo le mani dietro di noi, solo i polpastrelli. Più lontane le mani saranno, più sarete comodi, tra virgolette, nella prossima posa. Adesso solleviamo i glutei attivandoli, portiamo in avanti il bacino, solleviamo su lo sterno creando spazio nell'addome. Premiamo giù i piedi sotto di noi. Respiriamo qui. Ci risediamo sui talloni, bambino, mantenete le mani vicino ai piedi, le braccia giù lungo il corpo. Così da rilassare tutta quanta la schiena e le spalle anche. Risolleviamo sulla testa, riappoggiamo le mani dietro di noi, anzi solo la mano destra, solleviamo il bacino come prima, allungando il braccio sinistro sopra e oltre il nostro capo. Possiamo tenerci più laterali questo giro. Scendiamo giù sui talloni, appoggiamo la mano sinistra dietro di noi, solleviamo il bacino, il braccio destro viene sopra e oltre. Apriamo il nostro fianco, portiamo avanti le anche, riscendiamo giù. Bambino, appoggiamo la fronte, le braccia restano giù lungo il corpo. Continuiamo a respirare. Solleviamoci su, veniamo sulle nostre ginocchia. Ripetiamo quest'ultima versione, ma la mano destra può essere o al fianco o al tallone. Allunghiamo il braccio sinistro sopra e oltre. E forse questa volta possiamo ruotare il petto verso il soffitto, inarcandoci un po' di più, allungando il braccio dietro di noi. Continuiamo a premere giù i piedi, ad attivare i nostri glutei, a cercare un senso di espansione.
Attivando l'addome ritorniamo al centro e andiamo dall'altro lato. Quindi mano sinistra può fermarsi al fianco, non serve andare tanto in fondo, oppure possiamo appoggiare la mano al tallone. Allunghiamo il braccio destro sopra e oltre. Ci possiamo fermare qua o cominciamo a ruotare il petto verso il soffitto, sollevare lo sguardo il più possibile portandolo indietro verso il retro della stanza. Vogliamo spingere giù con la mano e sollevare su lo sterno. Ritorniamo al centro, sediamoci sui nostri talloni. E restiamo qua un attimo, respirando, lasciamo che la schiena si rilassi. Molto bene. Una leggera torsione, la mano destra dietro di noi, mano sinistra oltre il ginocchio. Muoviamo il collo creando dei semicerchi col mento. Lo portiamo tra una spalla e l'altra e sciogliamo qualsiasi tensione abbiamo accumulato nel nostro collo. Fermiamoci col mento alla spalla destra per guardare indietro. Facciamo cambio, giriamo con le spalle a sinistra, mano sinistra dietro di noi. Cominciamo a muovere il nostro capo creando i semicerchi. Ci fermiamo guardando indietro un momento. Molto bene. E ritorniamo seduti. Potete cambiare la posizione, venire a gambe incrociate. Inspiro braccia al cielo, uniamo le mani, espiro mani al cuore. Inspiro, le braccia salgono su verso l'alto, espiro mani al nostro cuore. E ancora una volta, inspiro, solleviamo le braccia su in alto, espiro mani a noi. Concludiamo così la nostra pratica. Se avete più tempo per restare sul tappetino, vi invito a restare qui. Altrimenti ci vediamo presto per una nuova pratica insieme. Dal mio cuore al vostro, grazie. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di farmi sapere com'è andata la vostra pratica oggi. Namaste.